ragazze. Farò un intervento molto mirato sulle attività di competenza del patrimonio, visto che abbiamo svolto una commissione come tutte quelle altre, insomma come i miei colleghi presidenti, con il presidente Terranova della commissione bilancio, e quindi ci tenevo ad intervenire per sottolineare alcuni aspetti emersi durante questa commissione. Il primo fra tutti, forse il dato più importante, è che da questa amministrazione sono stati ritrovati nelle pieghe del bilancio circa 75 milioni di euro derivanti da vendite di case ERP delle precedenti amministrazioni. Quindi praticamente ci si era dimenticati, si erano persi, non ci si era accorti di queste entrate nei bilanci precedenti, e quindi con un lavoro certosino di recupero delle attività sia di gestione si è arrivati a ricostruire questi soldi che si sa sono vincolati, provenendo da alienazioni ERP, nell'ambito del tema case popolari. Quindi serviranno prevalentemente, anzi esclusivamente, o per l'acquisto di altre case ERP, e l'assessorato in commissione appunto ci aveva già anticipato che si era messo in contatto con altri enti pubblici proprio a tal fine, cioè acquisire immobili per riuscire così ad inserire finalmente nelle case popolari le persone, i nuclei, i soggetti che sono in lista da molti anni. In parte potrà essere utilizzato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili, chiaramente sempre ERP. Ecco, io penso che questo sia un risultato molto importante per quanto riguarda questa attività, quanto riguarda il patrimonio, l'attività sul patrimonio, perché è importante restituire finalmente dignità sia alle persone che sono in lista d'attesa da anni, con il recupero che questa amministrazione sta facendo delle case occupate abusivamente da coloro che invece potrebbero tranquillamente pagarsene una propria, e dall'altra parte con un lavoro mirato appunto sull'analisi del bilancio e dei bisogni delle strutture delle case popolari in capo chiaramente al Comune, quindi di proprietà di Roma Capitale. Questo è importante sottolinearlo perché è un'attività che questa amministrazione fa probabilmente per la prima volta, quindi ci teniamo molto a portarla avanti, e da questo punto di vista la Commissione sarà presente nell'indicare il cammino da attuare anche all'assessorato, che tuttavia si è molto adoperato a questo fine. Io ci tenevo anche a ringraziare il presidente Terranova, che ci ha aiutato a svolgere queste commissioni e a rendere anche pubblico molto del lavoro che spesso invece in sordina si fa senza molto clamore. Poi l'occasione di presentare invece il lavoro all'interno delle commissioni ai cittadini e agli altri consiglieri è un'occasione che noi non possiamo perdere, e che per la prima volta anche questa modalità di comunicazione e di elaborazione dei dati, dei numeri e di analisi, non solo quindi dei numeri stessi, ma poi dei temi, delle tematiche, di ciò che un'amministrazione vuole portare avanti, la si fa in commissione, quindi pubblica, con i cittadini che possono venire, con un confronto sano e propositivo nei confronti tra maggioranza e opposizione, nei confronti delle tematiche stesse. Un'altra cosa a cui tenevo, specificare, è la questione del tutto il fascicolo cartaceo della gestione del patrimonio capitolino, perché abbiamo voluto fortemente che questa fosse dematerializzata e quindi finalmente trasformata in formato digitale. Quindi tutti quegli archivi cartacei, quegli scatoloni, quei folder pieni di documentazione in foglio e quindi semplice, solo materialmente utilizzabile, abbiamo voluto che si dematerializzasse, fosse finalmente digitale, per far sì che sia gestita in maniera più appropriata possibile. Anche questo è un'intenzione politica,
che senza la volontà poi pratica di inserire fondi a bilancio sarebbe stata una cosa che rimaneva effimera, che rimaneva un obiettivo impossibile da raggiungere. Quindi abbiamo voluto che il bilancio da questo punto di vista esprimesse la nostra volontà di andare anche verso una nuova gestione del patrimonio, una gestione che sia aggiornata e che sia degna di una capitale d'Italia, una capitale europea. Da questo punto di vista vorrei anche focalizzare l'attenzione sull'utilizzo del patrimonio capitolino, perché effettivamente in questo bilancio noi chiediamo all'amministrazione, chiediamo al Dipartimento di fare un'analisi di tutto ciò che è fuori Roma, ma di proprietà di Roma Capitale, affinché si possa poi mettere in alienazione. Quindi vogliamo partire, per la nostra priorità è alienare tutto ciò che sta fuori il territorio di Roma, che è molto difficile da gestire, che le precedenti amministrazioni hanno lasciato nel totale degrado e che quindi noi oggi con grande fatica ereditiamo, sia in termini non solo di gestione, appunto, come ho detto, ma anche proprio in termini finanziari, perché questi immobili ci costano di tasse nei confronti che Roma Capitale deve pagare agli altri comuni. Quindi c'è una visione abbastanza chiara su ciò che si vuole trattenere come patrimonio immobiliare e ciò che invece riteniamo sconveniente da continuare a gestire, affinché non sia più continuato, non sia più gestito da Roma Capitale. Grazie.